Buongiorno dalla Continassa, ovviamente piove, ogni volta che c'è un presunto, un potenziale summit, una giornata calda, ovviamente a Torino piove. Detto ciò, splende il sole metaforicamente per la Juventus, che ieri è proprio l'ultima curva, è riuscita a ottenere un posto alla prossima edizione della Champions League, 4-1 al Bologna, ma soprattutto il miracolo Verona al Napoli, che ha consentito così agli uomini di Andrea Pirlo di festeggiare l'accesso all'Europa che conta. Però non si può essere miopi nei ragionamenti, però una Juventus non può ragionare in base a una settimana che è stata l'ultima molto bella, perché ha portato la 14esima Coppa Italia, non riesco neanche a parlare stamattina, e in generale poi soprattutto ha portato a non vivere una catastrofe, perché se la Juventus non fosse andata in Champions League sarebbe stata tale, considerando poi il danno che sarebbe emerso tra natura di appeal, economica, di progettualità, insomma, sarebbe stato un vero disastro se la Juventus non fosse andata in Champions. E invece c'è andata, e quindi bisogna ragionare di conseguenza, bisogna preparare e pianificare le mosse per far sì che la Juventus torni a performare nel migliore dei modi. E per farlo la prima scelta dovrà essere quella che riguarderà inevitabilmente Andrea Pirlo, perché comunque è vero che alla sua prima annata da tecnico il bresciano ha conquistato prima la Supercoppa Italiana contro il Napoli, poi la Coppa Italia contro l'Atalanta e infine il passaggio in Champions. Però una Juve, ribadisco, deve essere lungimirante nell'analizzare minuziosamente cosa sia andato e cosa non sia andato, e quindi è lecito aspettarsi che in queste ore, qua alle mie spalle, presso le stanze segrete juventine, emerga una decisione sovrana. È entrato poco fa, quindi nella primissima mattinata, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved. Vedremo se lo raggiungeranno poi gli altri componenti illustri dell'area tecnica juventina, da Fabio Paratici, Federico Cherubini, passando poi anche ovviamente per il presidente Andrea Agnelli, che era stato proprio lui a voler puntare principalmente su Pirlo e che credo che quindi avrà anche grande potere decisionale, se non sovrano, circa la riconferma o meno. Pirlo che da canto suo ieri al triplice fischio ha fatto ovviamente un pochettino di melina, ha tirato la palla in tribuna e soprattutto ha detto di aver centrato praticamente gli obiettivi individuali ma anche collettivi. È chiaro che questa dichiarazione va contestualizzata e interpretata, perché a inizio stagione la Juventus aveva come obiettivo dichiarato conquistare il 10° scudetto di fila, invece si è ritrovata a conquistare il 4° posto all'ultima giornata di campionato. Quindi non è che l'andata sia stata bella, anzi l'abbiamo definita fallimentare anche, perché poi se onestamente arrivi 4° in campionato e non riesci a superare il Porto in Champions League, secondo me non si può ritenere un obiettivo centrato e non si può ritenere sicuramente questa stagione soddisfacente. Però è vero che, come ho detto prima, nell'ultima settimana questa annata sarebbe potuta sfociare nella catastrofe, e invece la squadra, Pirlo, staff, la dirigenza sono stati tutti bravi a unirsi verso un unico credo e a fare in modo che poi arrivasse la Coppa Italia e soprattutto questo tanto agognato posto in Champions. Però non si può ragionare in base, ribadisco, a 7 giorni. L'analisi è più ampia, non si può neanche sottovalutare quanto sia accaduto in questa annata con la Juventus, che ad esempio riesce a fare solamente un punto contro il Benevento, che vince una sola partita nel 2021, quindi per il momento, quindi quel gol di Gaio, cioè a gelare lo stadium, che poi retrocede. Insomma, i tifosi juventini quest'anno hanno davvero vissuto brutti momenti, però c'è anche da rallegrarsi per quanto sia accaduto ieri sera, perché onestamente credo che sia stato un esito anche a tratti insperato. Io onestamente non ci credevo più alla qualificazione della Juventus in Champions, soprattutto considerando come il Napoli avesse vinto molto, abbastanza agevolmente in quel di Firenze. Però succede che se tu Napoli poi ti fai beffare da Nandez con il Cagliari, ti fai beffare dal Verona con Faraoni, e in Champions non ci vai e ci va la Juventus. Poi se andiamo anche ad analizzare il duello individuale Juventus-Napoli, notiamo che la Juve ha perso a San Paolo una partita incredibile avendola dominata, ne ha vinta una a Torino avendola dominata e ha vinto anche la Supercoppa italiana sempre contro gli uomini di Rino Gattuso, fresco d'addio agli azzurri. Quindi se vogliamo, tra le due anche la Juventus
può dirsi, nel senso può dire di aver meritato questo obiettivo. Però ormai il passato è passato, ragazzi, conta quello che accadrà qua alle mie spalle, oggi, domani, vedremo quando. Ogni giorno sarà buono per sapere ufficialmente, ufficiosamente, quali saranno le intenzioni della Juventus su Pirlo, che, ricordiamolo, comunque ancora non hanno ricontratto fino al 30 giugno 2022. C'è chi dice, io leggo i vostri commenti, no, Pirlo va cambiato perché comunque non si è dimostrato l'altezza della situazione e non possono essere 7 giorni a cambiare l'intero quadro. Altri invece dicono, se devo prendere, con tutto rispetto, un Simone Inzaghi, un Rino Gattuso, un Sinisa Mihajlovic, se non riesco ad arrivare a un top, do un'altra chance a Pirlo in una stagione normale, in una stagione dove può fare il precampionato e con un mercato mirato. Ecco, ci sono i tifosi juventini che sono abbastanza spaccati da questo punto di vista, o meglio, a livello di sondaggi credo che prevalga, a livello di tifo, sto ribadendo il partito dell'esonero, però è cambiata anche un pochettino la percezione considerando quest'ultima settimana. Dopodiché, ragazzi, sarà tempo anche di summit per il mercato. La domanda che voi mi farete è sì, ma chi lo fa? Perché Fabio Paratici va in scadenza tra un mese. Ed è vero, è verissimo. Non c'è ancora stata questa firma sul contratto. Non è detto che ci sarà. C'è una sensazione anche qui che porta a pensare che quantomeno nell'immediato possa essere responsabilizzato Federico Cherubini. Però sono tanti punti interrogativi che erano anche da associare poi alla condizione precaria della Juve. Perché ieri, fino al triplice fischio di Bologna, fino al recupero di Napoli-Verona, non sapevamo che fine avrebbe fatto questa squadra e quindi che tipo di pianificazione avrebbe potuto fare questa società. Oggi invece, qua alla Continassa, il quadro è chiaro per tutti. La Juventus è in Champions e quindi bisogna programmare una squadra che sappia ben figurare sia ovviamente tra i confini nostrani e sia anche nell'Europa che conta. Poi lo sappiamo, la Champions episodica non è programmabile, però la Juve deve stare lì, deve stare con le migliori d'Europa e deve cercare anche di essere ambiziosa da questo punto di vista, perché le stagioni possono anche cambiare da una all'altra, basta fare le cose fatte per bene, come tra l'altro la Juve aveva fatto anche per bene in Berlino 2015, Cardiff 2017, quindi ci sono le professionalità in grado di riportare la Juventus a quei livelli. Però non bisogna sbagliare come è stato fatto negli ultimi 2 anni in termini di programmazione estremamente lacunosa. Insomma, ragazzi, Pirlo dentro, Pirlo fuori, lo scopriremo in queste ore. Voi monitorate il mio canale YouTube, se ti fate Juventus mi raccomando iscrivetevi al mio canale, alzate la campanella, mettete like ai miei video, monitorate anche goal.com. insomma, sono ore calde, caldissime, nonostante la temperatura sia abbastanza fresca e piova come sempre quando c'è un summit o quando c'è un potenziale tale. Vedremo cosa succederà in queste ore, però sicuramente avremo notizie e non potrebbe essere altrimenti. Un abbraccio.